Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere dal titolo, torniamo a parlare di un argomento basilare, di un argomento che in realtà, come tutti gli argomenti base che tendono a sottovalutarsi, nasconde delle difficoltà che poi vanno magari ad inficiare tutto il lavoro che viene dopo questo step base. Andiamo a parlare di come si fa l'ENNE, come si applica, quali sono i criteri da seguire, quali sono i punti cui bisogna stare attenti quando decidiamo di ennare, sia la prima volta oppure anche quando siamo un po' più ruotate ma magari ci accorgiamo di fare degli errori. Allora, io ho fatto una piccola lista di una decina di punti che dovete seguire, rispettare quando vi approcciate alla colorazione con ennè e con erbe tintorie. Intanto, fare l'ennè non è come fare una tinta chimica, non è come fare una tinta che possiamo trovare al supermercato oppure dai nostri parrucchieri, perché fare l'ennè è più una sorta di rituale che facciamo per noi stessi, una sorta di coccola che facciamo per prenderci cura appunto dei nostri capelli. L'ennè ovviamente non soltanto è una sostanza tintoria, ma è una sostanza anche curativa che apporta numerosissimi benefici ai nostri capelli. E quindi è bene ovviamente approcciarsi in modo corretto. La prima cosa da fare è scegliere la polvere giusta per se stessi. Intendo dire che se vuoi ottenere un riflesso caldo devi orientarti verso ennè che sono egiziani o marocchini, quindi che ti danno riflessi caldi, oppure se vuoi ottenere riflessi freddi devi orientarti verso polveri che sono di origine pakistana o indiana. Inoltre ti puoi aiutare con delle erbe cosiddette riflessanti, che ad esempio nel caso di ennè che sono più caldi sono la curcuma, il rabarbaro, che aggiunte alla lausonia calda in questo caso possono aiutarti ad ottenere dei riflessi caldi, mentre per quanto riguarda la lausonia fredda puoi utilizzare l'ibisco, la robbia, il legno di campeggio, tutte erbe riflessanti che danno un input al colore che vuoi ottenere. Quindi prima di iniziare focalizza che tipo di nuance vorresti ottenere. Secondo punto, occhio, perché le prime volte il risultato può essere un po' deludente. Ci sono delle persone che sperano di ottenere delle nuance particolarmente difficili da raggiungere a primo colpo e gettano la spugna. In realtà no, ragazze, fate male, perché a seconda di quello che voi scegliete di ottenere, a volte il risultato può essere raggiunto con il tempo, attraverso le stratificazioni e attraverso dei mix tintori. Se non riuscite ad ottenere, soprattutto per quanto riguarda i toni freddi, un tono ciliegia o violetto, vuol dire che dovete insistere e fare delle ennate più costanti e più ravvicinate tra di loro, quindi vuol dire che dovete ennare più spesso e dovete favorire così le stratificazioni di lausonia. Dopodiché potete andare anche ad aggiungere delle erbe riflessanti alla lausonia in modo tale da andare ancora a arricchire il vostro colore. Quindi abbiate pazienza e non scoraggiatevi non appena non vedete un risultato immediato. Terzo punto da non sottovalutare, occhio alla porosità dei vostri fusti. Le persone che hanno una bassa porosità, come la sottoscritta, quando devono ennare dovete fare un risciacquo basico. Ovviamente per il video sulla porosità, che è un video abbastanza lungo e complesso, vi rimando a questo video che trovate nella bandina in alto, così riuscite anche a focalizzare la tematica in sé. Allora, le persone che hanno una bassa porosità devono fare un risciacquo basico. Che cosa vuol dire? Che devono disciogliere all'interno di una quantità di acqua prestabilita. Di solito io utilizzo una bottiglia d'acqua vuota che vado a riempire con dell'acqua fresca, di solito quelle bottiglie da 2 litri, e vado a disciogliere all'interno un cucchiaio di bicarbonato. Vado a shakerare per bene e poi, quando ho finito il mio shampoo, vado a fare come ultimo risciacquo questo risciacquo basico e poi procedo con l'ennè. In questo modo le cuticole, che nei capelli poco porosi sono chiuse, andranno ad aprirsi e a favorire l'ingresso appunto dei pigmenti tintori. Ovviamente se avete i capelli porosi non è necessario fare questo passaggio e il colore prenderà molto più facilmente rispetto a quelle persone che invece hanno i capelli poco porosi. Quindi questo perché è importante la porosità e conoscerla, perché va a comandare
quello che è l'ingresso del colore all'interno dei vostri fusti, perché se voi avete le squame chiuse di vostro perché avete una bassa porosità, magari il colore non vi prende, oppure vi prende poco e non riuscite a capire perché. Quindi seguite questo video che sicuramente risponderà ad alcune vostre domande. Quindi quarto punto, se hai affermato che i tuoi capelli sono poco porosi, devi fare il risciacquo basico, mi raccomando. Quinto punto, l'enné si fa sempre a capelli puliti. Quindi ragazze, mi raccomando, quando dovete fare l'enné oppure dovete tingere con altre erbe tintorie, ma in generale è un requisito che dovete applicare anche agli impacchi fatti con le erbe, prima dovete lavare i capelli con il vostro solito shampoo. Non dovete applicare il balsamo, non dovete applicare nessun tipo di maschera. Se avete i capelli porosi, non fate il risciacquo basico. Se avete i capelli poco porosi, fate il risciacquo basico. E poi potete decidere se applicare l'enné a capelli tamponati, quindi umidi, oppure asciugarli e applicarlo, oppure applicarlo l'indomani. Quindi la cosa importante è che i vostri capelli siano puliti, mai farlo a capelli sporchi. Quindi non dovete comportarvi allo stesso modo di come vi comportereste con una tintura sintetica che invece vuole il capello sporco. Sesto punto, prima e dopo aver fatto l'impacco all'enné non dovete fare leave-in oleosi e non dovete neanche fare impacchi pre-shampoo con oli o con burri. Mi raccomando, perché la barriera lipidica che si va a depositare sul vostro capello tende a far scivolare l'enné. Se voi fate un impacco oleoso prima di fare l'enné, questo non riuscirà ad attecchire perché tenderà a scivolare. Se invece lo fate dopo, quindi soprattutto nelle 72 ore dall'applicazione, praticamente il colore tenderà a scivolare perché l'enné tende a lavorare per altre 72 ore sui vostri capelli. Quindi se voi andate ad intaccare questa fase, diciamo così, delicata di attecchimento, potreste inficiare il rendimento poi del vostro risultato. Quindi non utilizzate niente che sia grasso e piuttosto tenetevi i capelli così per qualche giorno. Non succede niente se non utilizzate gli oli per questa fase, non è un problema. In più vi consiglio anche di non utilizzare nessun tipo di gel naturale. Ci sono molte capellone in realtà che utilizzano gel naturali anche nell'impacco con l'enné, ma per esperienza personale vi posso dire che almeno su di me il gel, soprattutto il gum, quindi il gel di amido di mais, il gel di fieno greco e il gel di semi di lino, tende a far scivolare l'enné. Quindi io non lo utilizzo né all'interno dell'impacco tintorio e né dopo aver lavato i capelli dall'enné. Quindi cerco di utilizzarlo poi in futuro quando il colore si è già assestato. Vi consiglio di non utilizzarlo, però anche qui dovete sperimentare, perché in natura è tutto molto relativo in realtà. Quindi io quello che vi posso dire è sperimentate. Se vedete però che il colore tende a scivolare, magari per quel periodo di tempo che il colore è fresco, cercate di non utilizzare gel e soprattutto gli oli. Settimo punto da tenere in considerazione è: aspetta almeno 48 ore, massimo 72 ore, prima di lavare i capelli, prima di applicare gli oli, prima di applicare i gel, proprio perché, per quello che ti dicevo prima, l'enné tende a lavorare sui nostri capelli anche dopo che è stato sciacquato via. Quindi anche se tu lo vai a sciacquare dopo che hai finito la tua posa, l'enné, che è appunto rimasto sui nostri fusti, continua a cambiare. Abbi pazienza in questa fase, perché il colore effettivo lo vedi appunto dopo 48-72 ore, perché l'enné terminerà il suo assestamento e quindi una volta che si sarà arrestato il suo processo di ossidazione, il suo processo di lavorazione sul fusto, andrà a rivelare il colore che hai ottenuto. Quindi anche se appena lavi i capelli hai ottenuto un colore che non ti piace, abbi pazienza, perché è possibile che nelle 72 ore successive il colore cambi e magari tu riesca ad ottenere quello per cui hai fatto l'ennata possibilmente. Quindi abbi pazienza, tieni duro, non applicare niente sui capelli in questo lasso di tempo. Altra cosa importante, punto 8.
fatto, abbiamo detto che l'henné si fa a capelli puliti. Quindi, una volta che tu hai fatto lo shampoo, hai applicato l'henné, hai fatto la tua posa e vai a risciacquare, devi risciacquare con semplice acqua. Non devi riutilizzare shampoo, non devi utilizzare balsamo, non devi utilizzare maschere, perché ovviamente hanno contenuto di tipo grasso, diciamo che sono fatti in parte da burri, oli, quindi comunque tendono a far scivolare il colore. È anche vero però che l'henné secca molto i capelli, quindi potresti optare per utilizzare una noce di balsamo. In quel caso allora ovviamente c'è, diciamo, una sorta di necessità. Anch'io lo faccio, io non uso balsamo, non uso balsami da 2-3 anni, però utilizzo un balsamo eco biologico, quindi cerco veramente di acquistarne uno più pulito possibile e lo utilizzo 2-3 volte durante tutto l'anno, solo in casi veramente di estrema urgenza, soprattutto quando faccio l'henné. Ma non è una prassi, è una cosa che se ho bisogno purtroppo devo ricorrervi. Nono punto: se utilizzi la lausonia, quindi l'henné, insieme ad altre erbe tintorie, prima devi preparare tutto separatamente. Quindi prepari la lausonia, se devi farla ossidare per ottenere dei toni freddi, falla ossidare. Quando la lausonia sarà pronta, prepara separatamente le altre erbe. Quindi se tu utilizzi insieme alla lausonia l'indigo e il legno di campeggio, in una ciotola preparerai l'indigo con il bicarbonato e in un'altra ciotola preparerai ad esempio il legno di campeggio con allume, con bicarbonato, con aceto, con quello che preferisci a seconda della gradazione che vuoi ottenere. E poi, dopo che tutte le polveri sono state correttamente preparate, vai ad unirle insieme. Quindi mi raccomando, questo è molto importante. Decimo punto: la lausonia va fatta ossidare se vuoi ottenere soprattutto dei toni freddi e se vuoi abbattere i tempi di posa. Sappiamo tutti che l'henné va tenuto in testa ere geologiche, in questo modo facendolo ossidare potrai dimezzare i tempi di posa, perché ovviamente andrai a beccare il picco tintorio, quindi non dovrai stare 800 ore col pappone in testa, e soprattutto se vuoi magari ottenere dei riflessi più freddi, questo ti aiuterà a raffreddare la polvere. In secondo luogo, quando finisci di fare l'henné, fai sempre un risciacquo acido. Dopo che abbiamo sciacquato le nostre polveri, non vanno fatte, abbiamo detto, né shampoo, né balsamo, né maschere, ma va sempre fatto un risciacquo acido per andare a ripristinare il pH naturale dei nostri capelli, per andare a richiudere le cuticole che abbiamo aperto con il risciacquo basico e per andare a lucidare e ammorbidire i nostri capelli. Se dovete tingere i capelli bianchi e dovete coprirli in modo efficace, io vi rimando a questo video che trovate sempre sulla bandina in alto riguardo al doppio passaggio. Se invece non sapete come si applica l'henné, vi rimando a questi due video che ho fatto un po' di tempo fa sui due metodi che io utilizzo per applicare l'henné. Uno è il metodo con le pinzette, uno è il metodo a chiocciola, così in questo modo potrete anche capire come va applicato. E se non sapete come si prepara, vi rimando quest'altro video e così avete, diciamo, il quadro completo. Queste erano le vostre perplessità, quelle un po' più comuni che riscontro soprattutto nelle persone che mi contattano per chiedermi delle delucidazioni. Spero di avervi aperto un po' gli occhi da questo punto di vista e di aver risposto anche ai dubbi in merito a questi passaggi. Ovviamente, se mi sono dimenticata qualcosa, perché è possibilissimo, potete lasciare un commentino qua sotto, io sarò molto felice di rispondervi. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.